per lo schermo di Cassano Marta e l'associazione sportiva Padacchese. Primo passaggio superato quello dei 12 di Armine, tutto super compatto per questa fase della prova. Vediamo il resto della curva in questo momento e decisamente tutte e tre le formazioni. Vediamo la cambio in questo momento, cambia Palermo, Gianluco, Cassano, si darà anche il passo alla conclusione, quale il cambio, e si viva Cinza sin dalle primissime battute questa finale, perché il forte valore della partecipazione di Gianluco lunga, guadagnando un leggero ma prezioso margine di vantaggio che gli consente di puntare per primo in forma quasi solitaria del virtuale e meno 10 di cambio di riparto poco di questo vantaggio, il suo compagno di squadra riparte, non ha cambiato Castellana, ha cambiato invece Paderno. Paderno e Castellana che stanno cercando chiaramente di uscire dallo strappo subito nel passaggio precedente da parte della formazione loro di avversario ma di una formazione da sembra avviarsi da un accettamento sul campo positivo, cambia di gusto, cambia Paderno, cambia anche Castellana. Paderno sembra aver recuperato dal margine di svantaggio che aveva subito in precedenza, sta infatti riagganciando e lo fa in questo momento in battistrada del Pedusco, leggermente staccato il portacadore dello schermato di Castellana. Alla testa Pedusco Paderno che si stanno entrambe avviando il cambio. Cambio che sta per avvenire, tra pochi istanti lo potremo vedere insieme. Cambiato Pedusco, cambiato anche Cassano Dalla alle loro spalle e partono subito di gran carriera in due battistrade, in modo specifico la tecnica della Pedusco che allunga considerevolmente incrementando metri di vantaggio nei confronti dei suoi seguitori che li stanno seguendo a distanza. Siamo arrivati alla passata che si è cambiato Pedusco, ha cambiato Paderno, ha cambiato Castellana in questo istante. I gruppi in gara stanno cercando di accorciare perché le mini distanze sono leggere, i vantaggi che le distanze possono diventare estremamente significativi. Nuovo cambio che si sta affacciando tra noi, Paderno e anche Castellana che cambia in questo momento e parto davvero con grande velocità dopo aver ricevuto il cambio del proprio compagno, quindi viene in gara Pedusco in modo specifico, ma Paderno molto meno gli si ricorda le spalle, ci sono invece un po' di metri che separano il più battistrato dalla formazione che è stata data, si va verso un nuovo cambio, ci stiamo portando e ci circa vediamo i cambi come vengono effettuati su questo passaggio, quindi i cambi sia per Paderno che per questi cambi anche che sono data. Paderno ora sta conducendo la gara ma è tallonato in modo molto ravvicinato, vediamo ancora sopravanzato in questa fase dalla prima porta con l'ultima posizione di Pedusco, quindi Pedusco, Paderno e Castellana del loro spalle. Nuovo cambio mentre traguardo conclusivo sono sempre più vicini a mandare sotto il nuovo giro alla conclusione, ci sarà la precedente parte del 2009, lo hanno ricevuto quasi contemporaneamente i due atleti che stanno affrontando i tipi di prova, quindi Pedusco e Paderno sono data a questo ritardo che sta cominciando ad assumere una importanza rilevante. Pedusco viano nuovamente i treci di lanterne per un nuovo cambio, cambio che sta per avvenire in questo momento, cambio Pedusco, cambio Paderno, Paderno
invitare alla partita della dolce fortuna di Belluso. Va bene, no? Belluso che assaudata che sta aumentando lo svantaggio nei confronti delle due formazioni battistrada. Paderno Belluso. E pensiamo ai luci del termine, attenzione, cambi di vista, già il riguardo da Belluso lo fa anche Paderno in questo momento. I due atleti si lanciano all'ingresso della curva dopo il traguardo cercando di mantenere le posizioni di testa. Belluso è a ridosso praticamente del concorrente della Padarnese, lo sta tallonandolo a fianco del sopravanza. E ormai i concorrenti in prossimità dell'ultimo giro tra breve lo scrivono la gioca la deformazione di testa tutto in questo ultimo giro, grande partenza della porta colore della formazione del Lusco, cerca di resistere a questo importante allungo la scelta della Padarnese, ma il Lusco non demorde, entra per primo l'ultima curva. Siamo, sembra aver addirittura aumentato il proprio vantaggio nei confronti dei suoi diretti avversari e siamo alla volata finale che deve sicuramente essere salutata dal nostro più sentito e doloroso applauso. Grazie. Paderno e Cassano Natta che stanno avviandosi per chiudere questa ultima gara della giornata, questa americana a squadre e possiamo definire ultimate in modo ufficiale, sottolineando però davvero l'importanza di salutare tutti gli atleti che l'hanno visto.